Ciao a tutti da NeuroTV, sono alla quinta edizione del Parco Valentino Motor Show, ingresso. Siamo davanti al castello che è la sede del Motor Show, anche se l'esposizione è tutta esterna ed è uno dei motor show esterni più importanti che esistano alla quinta edizione. È una bella idea di Andrea Levi, che man mano ogni anno acquisisce nuove case automobilistiche. Quest'anno sono 54 quelle presenti qui al salone ed è veramente uno spettacolo vederle al di fuori e al di dentro del salone, perché oltre a quelle esposte ci sono centinaia di appassionati con le loro supercar che vengono per la parata oppure per fare il giro nella città, e quindi in questi giorni si respira proprio aria di auto ed è il momento più bello. Ci sono, oltre alle case automobilistiche, anche i car designer, Pininfarina, Giugiaro, Umberto Palermo, e anche gli stand del Politecnico con i loro progetti ecologici. Engines are warming up, as the sun goes down. Is just pumping up, the pressure is high, the star line's on fire, the wheels take their grip, turbine in the racetrack. All I need is one more chance to feel my need for speed. Parco Valentino, rientrano dal tour le supercar. Noi siamo al Parco Valentino, siamo bene, siamo belli e qui c'è un pubblico della Madonna. Mi puoi fare un saluto per NeuroTV? Certo, lo facciamo volentieri. Un bacio, ciao! Ciao! All I need is one more chance to feel my need for speed. Ed è tutta elettrica. Immagino quanto costa. 2 milioni, se la volete. Solo? No, ma scherzi. No, 2 milioni. E ne produrremo, perché ne produrremo solo 150 esemplari a fine 2020. Ovviamente saranno 50 per mercato europeo, 50 per Stati Uniti e 50 per mercato asiatico, e ovviamente sono fatte tutte su committenza, quindi ogni singolo cliente sarà seguito ad hoc per fare la macchina esattamente come la vuole. Ovviamente i materiali sono di ottima qualità, stiamo puntando anche tantissimo sul discorso eco. E poi, come dicevo, c'è tutto l'aspetto di personalizzazione, e in particolare anche il colore, questo qua che è presentato oggi in questo modello, è un colore molto particolare e unico, realizzato apposta per questa automobile. Infatti, come vedete, è un blu che a seconda di come viene colpita la luce, vero, cambia, più scuro, più chiaro, esatto, piano piano, proprio più per enfatizzare e valorizzare le curvature della macchina. E quindi è un blu unico, unico, fatto esclusivamente, studiato apposta per questa vettura. Elettrica, completamente elettrica. Come? Autonomia siamo a circa 450 km per una velocità massima di 150 km/h, ovviamente varia a seconda della velocità. E poi, come dicevo, sono 1900 cavalli e
che fa da 0 a 100 in meno di 2 secondi, quindi è veramente super ricercato. 350. Allora, noi siamo, io sono Antonio e mi sono occupato del progetto dell'auto, principalmente del telaio, della monoscocca. E siamo una squadra corse, squadra del Politecnico di Torino appunto, e abbiamo fatto, questa era SC18, anche chiamata Daisy impropriamente. Ah, Daisy. È un'auto completamente elettrica, con quattro motori indipendenti montati su, calettati sulle ruote, con una trasmissione affinché appunto riduca e trasmetta più coppia che velocità angolare, e una scocca in fibra di carbonio, e un pacco batteria a 5 cilindri che agli pianeti di litio,
che pesa circa 40 kg e poi non so. Le batterie sono posizionate abbiamo un aereo bassa per dargli possibilità. Sì, ovviamente il baricentro più basso, abbiamo un pacchetto aerodinamico formato da all'anteriore Sipod e alla posteriore che fa 60 kg di downforce a 60 all'ora. E con questo avete partecipato anche un diffusore. Abbiamo fatto la gara di Varano in Italia. Varano dei Meregari l'anno scorso, siamo classificati al terzo posto, è stata una bella esperienza. E poi abbiamo partecipato alla gara di Montmeló, il circuito di Catalunya, in Spagna, e classificandoci tra i primi 10. Lì il livello è stato un po' più alto perché c'erano i team europei più forti ed è stato veramente bello, una bella esperienza. Poi soprattutto confrontarsi con altri studenti di altre nazionalità e anche con ingegneri, poi lì ci sono ingegneri di aziende importanti. Ah, quindi non solo università? No, è universitaria, poi ovviamente sono i giudici. Che insomma sono persone importanti nel settore dell'automotive e quindi è anche un modo per farsi vedere, riconoscere, entrare in giro. Sì, comunque entri in giro, fai conoscenze, ma è più che altro una cosa, è un'esperienza per imparare, perché metti in pratica tutto quello che hai studiato a scuola, tutto quello che hai studiato all'università. E personalmente mi ha segnato molto, sia sotto il profilo delle conoscenze, ma proprio sotto il profilo umano. Mi ha dato tanto. Ringrazierò sempre per questa possibilità che mi è stata data. E voi siete comunque un gruppo, un team che lavora a questi progetti? Siamo 30 persone, ognuno si occupa di qualcosa. Io mi occupo di monoscocca, ma c'è chi si occupa di powertrain, chi si occupa di aerodinamica, chi si occupa di elettronica, siamo da tutto il Politecnico, chi ingegneria meccanica, chi autoveicolo, chi aerospaziale, chi elettronica, e siamo tutti uniti per un unico progetto. Sì, per un unico progetto, grazie a Fiat, grazie al Politecnico e anche a tanti altri nostri sponsor riusciamo a realizzarlo. E ora ci fatta sono completamente da noi, progettata da noi, nessun aiuto. Ora ci sono altri progetti nel futuro? O state soltanto testando più volte questa? Questa è la macchina del 2018. Sì. E la stiamo costruendo dal 2019, che sarà pronta a brevissimo. E la presenterete quando? Qualche salone o qualche? No, la presentiamo in Fiat, la presentiamo insomma ai responsabili più in alto, in FCA, e una volta la presentavano al Valentino ma portava male, quindi per scaramanzia presentiamo quella dell'anno prima. Ah, ok. Quindi magari ci rivediamo alla presentazione del prossimo progetto in FCA. E magari sì. In bocca al lupo a tutti quanti e tutto il team. Crepi, grazie. Ciao. Ciao. Tutto da NeuroTV e tutto. Ciao.
da questa, che è Urban Concept, quindi veicoli urbani un po' simili a quelli a cui siamo abituati, ecco. Grazie. Va benissimo, ci siamo già visti all'inaugurazione con un tuo collega che mi parlava appunto di questo progetto. Quindi già sa tutto. Qualche cosa sì, però se vuoi dire qualcosa per NeuroTV. Magari facciamo parlare Luca, che sicuramente ne sa di più. Spero che mi descrivi due parole. Sì. Progetto qui del Politecnico. Sì, è una macchina che partecipa a una competizione di bassi consumi, in cui si ha un percorso fissato, un tempo massimo per percorrerlo, e chi fa il consumo migliore ha vinto la gara. Di solito il percorso è di una mezz'ora. E questo è il partecipa alla categoria Urban Concept, è un ibrido con un motore elettrico e un motore termico a bioetanolo ed è uno dei pochi nella categoria a essere biposto. Il miglior risultato che abbiamo ottenuto è di 150 km con un litro equivalente di benzina, quindi diciamo che insomma, rispetto a un'auto normale direi che ha fatto il suo lavoro, ecco. Egregio, ok. Ciao allora, grazie, grazie. Da NeuroTV. Grazie a voi. Perché non c'è in commercio, perché in questo modo la catena sta sempre in asse tra la corona e il pignone. Su una bici da corsa tradizionale invece con il deragliatore si mette in un angolo e genera degli attriti ulteriori, quindi azionandole elettronicamente sta sempre in asse tra la corona e il pignone. Abbiamo raggiunto, non so se l'ho detto perché l'ho ripetuto un sacco di volte, 133 km all'ora. La gabbia. Solo con la forza profonda. Senti, certo, piacevole. Bella, è no, non prendo. Bello così, dai. Guardate, la pianura, già. Grazie, ciao. Ciao. Come on close, ladies. I'm gonna tell you a little story. I went down to my garden to pick rosemary in the snow. I went down to my garden to pick rosemary in the snow. I went down to my garden dressed in a paper suit. What'd you say now? I had a spyglass. E immaginarvi un cappello, c'è un cappello, c'è un cappello qua, mega tanto, però se lui dice che three flows high.
are